È finito tutto. Non c'è assolutamente speranza per questa città. È finito tutto. Perché è finito tutto, dottore Caponnetto? Perché non mi faccio dire altro. Non mi faccio dire altro. Fermare quello che sta per arrivare. Non è il tempo di piangere, è il tempo di piangere, è il tempo di piangere. La legge è uguale per tutti, questo lo devono capire. Nel momento in cui a questi signori le si osa solo sfiorare da lontano, questi signori si ribellano e distruggono tutte le persone che hanno solo il coraggio di fare il proprio lavoro. Allora Caselli sarebbe un criminale! Viva Caselli! Viva il culo antimafia! Viva Caselli! È proprio la rete che in qualche maniera ci ha salvati. E la rete ci salva e ci salverà. Sicuramente la verità verrà a galla. Io sono un cittadino, lei è un parlamentare, condannato per mafia! No, lei non è vero! Esiste la sanzione reputazionale! Qua stanno cercando di far sì che le indagini vengano insabbiate, perché dietro non c'è soltanto la 'ndrangheta o la mafia, dietro c'è la massoneria. Viva Giovanni Falcone! Viva Peppino Impastato! Viva Pippo Fava! Viva Paolo Borsellino! E viva Giorgio Ambrosoli! Viva gli italiani dell'onestà e della legalità, ma anche del coraggio intellettuale della verità! Le minacce al testa non le fa nessuno. No, sto facendo una minaccia, sto cercando di capire come mai. Le minacce al testa non le fa nessuno, sono io, mi tocco la tocca e me ne va. Capita chi? Lei non ha diritto di parlare con me. Caselli, non Caselli. Caselli. Viva Caselli, viva il culo antimafia. Ora vai, vai, vai.